Buongiorno a tutti, rieccoci Elisabetta. Buongiorno. Allora, come procediamo oggi? Procediamo, siamo al nostro terzo video e, come vi avevo detto, Mauro non avrà pace perché io ho qualche domanda da fare e quindi, come sempre, la condividiamo con voi. Qualcuno mi ha scritto appunto su questa osservazione che fanno i miei insegnanti sul leggere in maniera fluente Genesi. Ne abbiamo già parlato con Mauro, indubbiamente, molto probabilmente perché in questo modo abbiamo un racconto che fluisce e non abbiamo le interruzioni convenzionali. Ad esempio, ci fa sempre notare il nostro insegnante di Torah, ci accorgiamo che il racconto della creazione finisce in pratica con Genesi 2, versetto 3, dove si parla del giorno di riposo di Elohim, lo Shabbat. E abbiamo visto che inizia al tramonto del sesto giorno. Però se proseguiamo con Genesi 2, quindi il secondo capitolo convenzionale, al versetto 5 vediamo che c'è di nuovo una descrizione un pochino contrastante. Non c'erano arbusti nei campi, non era spuntata l'erba, perché Elohim, Yahweh, non aveva fatto piovere. E non c'era un Adam a coltivare la terra. Quindi io devo farti qui non una, ben due domande. Addirittura. Eh sì, Mauro, perché se vogliamo procedere con ordine, noi in Genesi 1:26 avevamo visto che in realtà Adam era già stato creato, modellato, costruito, insomma, ne abbiamo già parlato. Quindi facciamo uomo, Adam, che può essere visto anche come umanità, a nostra immagine e somiglianza. Avevamo parlato del concetto del plurale, nostra, e poi facciamo in modo che essi, quindi Adam, mi sembra di capire che è una moltitudine, abbiano il dominio sulle creature della terra, eccetera. E questo è 1:26. Poi ancora, riguardo proprio all'aridità o meno della terra, si parla di erbe, semi, alberi da frutto che si potranno mangiare. E quindi non parliamo di una terra arida e disabitata. O al verso 31 di Genesi 1, dove si dice molto bene, abbiamo detto. Certo. E quindi c'è un contrasto di nuovo nel pattern, nel senso che prima abbiamo già visto una descrizione di una terra ricca e fruttuosa, e invece adesso abbiamo di nuovo una terra arida. Come Certo. ce lo spieghi? Qui è quella che i tuoi insegnanti chiamano rottura di E partner, di siamo di nuovo, non pattern. volevo insistere, ma siamo nella rottura di pattern. Esattamente. Allora, siccome siamo di fronte ad una palese contraddizione, nel senso che si dice che la terra era arida, no? E uso questa Bibbia qui della edizione San Paolo perché era quella che veniva tradotta quando io lavoravo per loro e la cosa bella era che Elohim rimaneva Elohim, non veniva tradotto con Dio, Yahweh rimaneva Yahweh, non veniva tradotto con Signore, eccetera. Quindi è tutto più comprensibile. E in effetti al versetto 2,5 si dice, la traduzione letterale, e ogni arbusto di il campo non ancora era nella terra, e ogni erba di il campo non ancora era spuntata, poiché non aveva fatto piovere Yahweh Elohim sulla terra, e Adam non era per servire la Adamà. Ma se non aveva fatto piovere, giustamente la domanda è: come facevano a esserci già prima tutti gli arbusti, tutti gli alberi, tutta l'erba, gli alberi che producevano frutto, eccetera? Ora, di fronte alle contraddizioni è non solo lecito, ma doveroso quantomeno tentare di formulare delle ipotesi di spiegazione, no? Perché non possiamo fermarci a dire c'è la contraddizione. Punto e basta. E quindi qui nel versetto di 2,5 dove si dice che insomma la terra era arida. Ora noi abbiamo visto nella lezione precedente fatta dai tuoi insegnanti che in realtà loro hanno diviso probabilmente costruendo una diga.
Quello che viene in mente, ovviamente, a livello di ipotesi, è che quando qui si parla di terra arida, si parli non della terra intesa come pianeta, ma si parli di quella terra che era stata separata dalle acque e che, viene da capire, era stata preparata per essere coltivata. Ma ancora non c'era un Adam che la coltivasse, cioè non c'era un Adam che servisse quella terra. Ora io non so se questo sia vero, se questa sia la spiegazione giusta, ma certo è che è un'ipotesi plausibile, perché altrimenti siamo di fronte ad una palese contraddizione. Da un lato si dice che la terra era piena di piante verdi, subito dopo si dice che la terra era arida. Ora, una cosa che viene in mente, almeno a me, è che gli autori della Bibbia non si sono posti questo problema della contraddizione, non perché fossero degli sprovveduti e non se ne siano accorti, ma perché per loro era facile immaginare che chi leggeva capisse bene a che cosa ci si riferisse, e quindi per loro non era necessario spiegare. Cioè c'era tutta la terra che era piena di piante verdi, però c'era una parte, cioè quella terra lì, quella che avevano preparato, che era ancora arida, quindi non era irrigata e non c'era nessuno ancora che la lavorava, mentre questo era l'obiettivo ovviamente degli Elohim. Elohim che, ripeto, rimane tale qui e non viene tradotto per fortuna con Dio. Ecco, questo incomincia già a essere più chiaro. In effetti l'esortazione dei nostri insegnanti è sempre quello di utilizzare quello che abbiamo nel testo, senza fare voli pindarici, ed effettivamente qui nel testo abbiamo in un capitolo la descrizione appunto di questo mondo verdeggiante, lussureggiante, e nell'altro un'area arida. Quindi ecco. Ecco, se vuoi io un po' di volo pindarico l'ho fatto, però... Certo. Voglio dire, o ci accontentiamo della contraddizione, diciamo che c'era una terra piena di piante verdi e poi la terra era arida e non erano ancora spuntate le piante verdi. Ora, voglio dire, gli autori biblici o Dio stesso, no, che l'avrebbe ispirata, insomma, la Bibbia, diciamo, non possono essere così disattenti. Ecco, quindi evidentemente c'è una spiegazione che per chi leggeva la Bibbia doveva essere chiara. Invece noi ce la dobbiamo andare a cercare. Infatti, devo dire, a me affascina molto l'ipotesi di considerare proprio una cronaca storica questo testo, perché diventa davvero affascinante e intrigante. Ad esempio, ecco, poi proseguiamo, andiamo in Genesi sempre 2 al versetto 6 e qui c'è di nuovo una frase un pochino misteriosa, nel senso che, o forse no, molto chiara. Salì una nebbiolina. In inglese i nostri insegnanti lo traducono come mist, cioè si parla di particelle di acqua, ma soprattutto salì una nebbiolina e si bagnò l'intera superficie della terra. Certo. Allora, qui abbiamo una nebbiolina che sale anziché scendere, perché comunque se pensiamo a un fenomeno naturale, le piogge normalmente scendono, quindi abbiamo una risalita di questa nebbiolina, Ed, certo, per bagnare il terreno. E qui, in effetti, quindi non si parla di pioggia, cioè il terreno non viene irrigato dalla pioggia. Io, facendo una ricerca etimologica sul termine Ed nei dizionari di etimologia, compresi quelli pubblicati dall'Università di Haifa, quindi rimaniamo sempre in terra di Israele, e con le chiavi di lettura fornite dagli esegeti ebrei, Ed viene definito anche corrente di acqua dolce. Quindi questa Ed del versetto 2-6, che arrivava dalla terra, quindi non arrivava dal cielo, potrebbe essere una corrente d'acqua dolce che deriva dall'accadico edu, che significa inondazione. Ora, anche qui, se rimaniamo coerenti nelle nostre ipotesi, ripeto, sono ipotesi che facciamo per non rimanere fermi di fronte a quella che sarebbe una palese e inaccettabile contraddizione, sì, sì. Allora diciamo che se è vero che loro hanno fatto una diga,
Da dove arriva l'acqua per irrigare? Dall'apertura delle paratie della diga e l'acqua arriva di sotto. Questa è esperienza comune. Sì. Anche le nostre dighe che sono state costruite per irrigare dei terreni, l'acqua la fanno arrivare da sotto. Esattamente come dice qui il versetto 2-6, appunto, ma ed yalech saliva min a arez, cioè saliva dalla terra. Quindi vuol dire che quest'acqua arrivava dal di sotto, non era pioggia. Ed evidentemente interessava quel terreno che abbiamo detto prima, che era rimasto arido e non lavorato, anche perché ovviamente doveva ancora essere annaffiato. Quindi questo dà l'idea precisa di quello che aveva fatto l'Elohim, o meglio di quello che aveva fatto o stava facendo il gruppo degli Elohim. Ti ringrazio Mauro, io prendo appunti perché poi dopo così ho già le domande pronte per i miei insegnanti. Ecco, sì, che è importante. Il dibattito è sempre gradito e ogni lezione termina con un bel quarto d'ora di dibattito, rispettoso per tutte le opinioni. Certo. Detto questo, possiamo dire che forse Genesi 2 ci fornisce dei dettagli pratici a questo punto, molto pratici e tecnici, perché se andiamo al versetto 7, io trovo di nuovo Elohim Yahweh formò Adam Afar dalla terra e soffiò nelle sue narici il respiro dei viventi e divenne l'Adam vivente. Io utilizzo una traduzione letterale, ovviamente era in inglese, quella che avevamo a lezione, dal testo di King James. Sì. E qui di nuovo mi chiedo, appunto, Adam Afar cos'è? Perché noi avevamo visto che già era stato creato in 1.26, costruito, se vogliamo, un Adam a nostra immagine e somiglianza. Quindi non c'erano i dettagli della costruzione. Quindi un Adam c'era già, e qui invece abbiamo sempre un Adam indeterminato e dopodiché diventa l'Adam vivente. Esatto. E come la mettiamo qui? Allora, intanto bisogna dire che il primo Adam non lavorava la terra, questo è detto chiaramente nella Bibbia, lo abbiamo appena letto, quindi non c'era Adam che lavorasse la terra, ma l'Adam era già stato fatto, un Adam era già stato fatto. Qui si parla di un altro Adam e qui io direi avrei una domanda per il tuo insegnante. Perché qui nel versetto 2-7, leggo la traduzione letterale, sì. E formò, quindi formò, non creò, e formò Yahweh Elohim il Adam Afar, cioè il Adam polvere. E siccome viene tradotto sempre con la polvere, io vorrei che tu chiedessi anche al tuo insegnante come mai qui manca la particella che dice con la polvere, ma c'è semplicemente formò l'Adam Afar, l'Adam polvere, e la particella min, cioè dalla polvere, compare poi nella parola successiva, dice dalla a Adama. Ma l'Adam Afar sembra l'indicazione di un particolare tipo di Adam, che è quell'Adam adatto per coltivare la terra. E qui mi vengono in mente i racconti dei Sumeri, quali dicono che l'uomo mangiava l'erba dei prati direttamente con la bocca, e questo corrisponderebbe alla prima parte del racconto biblico, c'era l'erba sulla terra e c'erano gli Adam, e poi invece arrivano quelli che i Sumeri chiamano Anunna o Anunnaki e insegnano all'uomo a coltivare, e quindi l'uomo diventa attore principale nella produzione degli alberi da frutto. E qui mi pare di leggere la stessa storia, ed è un po' quel che dicevo prima. Forse chi ha scritto questa storia dava per scontato che chi la leggeva sapesse a che cosa ci si riferiva. E quindi, difatti, qui dice forma l'Adam polvere, cioè un Adam particolare, un Adam che aveva delle caratteristiche diverse da quelle degli Adam di prima, che non coltivavano la terra, ma che, come dicono i Sumeri, mangiavano l'erba direttamente con la bocca, esattamente come fanno gli animali.
Ti ringrazio. In effetti, ritornando ancora al versetto 5, abbiamo già detto appunto che l'affermazione è: non c'era un Adam dedito a coltivare, curare la terra. Esattamente. Infatti il verbo, la radice del verbo è avad, che ha proprio questo significato, di sì, curare, di avere cura di, e anche servire. Prestare servizio. Essere sottomessi. È qualcosa che viene imposto, possiamo dire. Tra l'altro. E anche poi la radice dell'inserviente, della domestica, della... Tra l'altro, scusa, se sostantivo, no? Posso aggiungere una cosa, in questi versetti ho usato anche il verbo matar, che nel, per esempio nel dizionario Brown Driver Briggs viene indicato come il watering earth, cioè il dare acqua alla terra, che è esattamente quello che fa colui che coltiva la terra. Certo. E abbiamo visto che quel termine ed era questa corrente d'acqua dolce che arrivava dalla terra, cioè arrivava da sotto e non da sopra, quindi non irrigazione dalla pioggia, ma irrigazione, cioè l'annaffiare proprio facendo arrivare acqua dal di sotto. Che possiamo dire un modello di irrigazione molto tecnologica comunque. Addirittura mi verrebbe da dire che se si trattava di acqua vaporizzata, verrebbe da dire, cioè, o di gocce d'acqua che alcuni anche interpretano come rugiada, addirittura volendo proprio viaggiare nel campo dell'ipotesi si parlerebbe di irrigazione a goccia. Viene anche tradotto come nebbiolina, comunque una vaporizzazione, quindi molto interessante e tecnologicamente curiosa. Esatto, esatto. Ovviamente, lo ripeto per i nostri amici, io non lei che non è responsabile, perché lei ci indica semplicemente, Elisabetta, di seguire il corso fluente del testo esattamente come dicono i suoi insegnanti, ed è per questo che lei ce lo dice, e poi i suoi insegnanti si limitano a rilevare le incongruenze, le contraddizioni che sono palesi, ma ripeto, sono palesi per noi, potevano non essere palesi per loro che sapevano benissimo di che cosa si stesse parlando, e quindi noi cerchiamo attraverso delle ipotesi. D'altra parte abbiamo una testa, abbiamo tutti noi un'intelligenza e quindi non ci piace fermarci di fronte alle contraddizioni, certo, e cerchiamo di ipotizzare delle spiegazioni che siano però coerenti con il testo, esatto, non inventandoci atti metafisici o miracolistici. Cerchiamo di sempre fare finta che la Bibbia ci abbia concretamente narrato ciò che è avvenuto, ma concretamente. L'esortazione continua appunto dei nostri insegnanti, in particolare quell'insegnante che si dedica alla lettura letterale della Torah, che prosegue proprio nell'esortazione: leggete letteralmente, chiudete gli occhi, immaginate cosa sta succedendo. E io in effetti, se penso alla terra arida, alla nebulizzazione che sale, penso a un'irrigazione tecnologicamente avanzata. Comunque rimane un mio pensiero quando, certo, seguo questa indicazione. Ecco, una domanda da fare al tuo insegnante, e questa la puoi fare perché voi la particella mi l'avete già trovata, certo, e quindi è una domanda lecita che puoi fare, è: come mai qui dice che ha fatto la dama far e non mi a far, cioè non dalla polvere, sì, o con la polvere? Perché mentre in Genesi 1:27, quando parla della fabbricazione dell'uomo, dice che l'hanno fatto Bezelem Elohim, con lo Zelem degli Elohim, cioè hanno messo la particella, qui non hanno messo la particella di fronte ad Afar. Certo. Effettivamente sono molto curioso della risposta che ti darà. Sì, la condivideremo in questo caso. Un'altra cosa che mi incuriosisce molto è questo concetto di Nefesh. Ah. Che è una traduzione, è vero, molto discussa. E naturalmente io qui la domanda l'ho già fatta al mio insegnante. Nefesh, secondo la tradizione, diciamo, di cui siamo impregnati, la tradizione cristiano-cattolica, viene tradotto con anima. E che ti ha detto su anima? È stato molto, molto chiaro. Nell'ebraismo il concetto di anima immortale non esiste. Qui abbiamo una semplicissima operazione matematica.
polvere di terra più aria, possiamo concederci aria, uguale essere vivente. Non ci sono nell'ebraismo implicazioni di tipo metafisico. Voi le avete ereditate dai greci, ma noi non le riconosciamo. Quindi non riconosciamo questo tipo di traduzione. Mi dispiace. Quanto mi riconosco in queste parole? Cioè io dal 2010 dico che il cristianesimo senza la filosofia greca non esisterebbe, perché quando lui dice nell'ebraismo non c'è il concetto di anima intesa come entità metafisica immortale, vuol dire che nella Bibbia non c'è, perché l'ebraismo deriva dall'Antico Testamento. Certo. Quindi nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non c'è l'anima. È stato ancora più chiaro. Se noi osserviamo terra arida, possiamo dire più aria, essere vivente, se togliamo un elemento che può essere l'aria, ci rimane la polvere di terra e basta, cioè noi non sappiamo altro di questo. Questo vuol dire, secondo me, molto chiaramente, che la materia, se non ha il respiro, cioè lo scambio, l'interscambio con certo. l'ambiente esistente, è materia inerte. E quindi nefesh, come va tradotto letteralmente? Ma nefesh ha una traduzione che è molto chiara, inequivocabile in tutti i dizionari, significa gola, innanzitutto. Cioè il collo, poi gola, collo e quindi strumento attraverso il quale passa il respiro. Quindi nefesh significa persona che respira, quindi persona vivente. Per cui l'affermazione fatta dal tuo insegnante è un'affermazione chiarissima, chiarissima. Cioè o il corpo respira o il corpo è materia inerte, cioè ridiventa terra, ridiventa ciò che era molto semplicemente e rimette a disposizione tutte le sue molecole e tutti i suoi atomi a disposizione della natura. Quindi nefesh significa esattamente quello. Guarda, io mi ricordo all'inizio, ma proprio tanti anni fa, ed è una domanda che mi è rimasta impressa, che una persona mi chiese, che aveva un padre spirituale che era un frate, mi disse, senza spiegarmelo, dice questa persona, padre spirituale me l'ha detto ma non me l'ha spiegato, mi dice: se baci una persona sul collo gli stai baciando l'anima. Sì. E ha chiesto a me se avevo una spiegazione. Io ho detto sì, la spiegazione c'è, certo. È molto chiara, perché nefesh significa collo, per i cristiani nefesh è diventato anima e quindi lui ha fatto l'equazione collo-anima, certo. Quindi la spiegazione è molto semplice. Questo è in perfetta coerenza con quanto ti ha detto il tuo insegnante. In effetti noi abbiamo costruito insieme all'altro insegnante, legato più alla grammatica e alla terminologia, una tabella delle sedi anatomiche e sotto Rosh, capo, abbiamo Nefesh, che è il collo. Quindi poi proseguiamo allora nel versetto successivo, quindi Genesi 2:8, avrei una domanda per te. Nel senso che qui leggiamo che l'Elohim Yahweh pianta un giardino a est, in Eden. Sappiamo dove ci troviamo perché sembra un riferimento geografico e mi chiedo, ma a est di cosa? L'abbiamo chiesto anche al nostro insegnante, lui dice per ora non abbiamo informazioni precise sul luogo. E qui, sempre in questo luogo ancora imprecisato, fa crescere piante piacevoli alla vista e buone come cibo. Ma e cosa mi dici qui, Mauro? Dunque, qui intanto ti dico una cosa che è da chiedere al tuo insegnante. E piantò Yahweh Elohim giardino, cioè Gan, be-Eden, in Eden. E poi c'è scritto mi-Kedem, che viene tradotto a est, ma mi kedem, semmai, se kedem volesse dire est, sarebbe da est. Ora, come si fa a piantare da est? Quindi, e qui la differenza è chiarissima, ce l'abbiamo proprio nella successione delle due parole, be eden, mi kedem, cioè in eden, da est. Ma Kedem in realtà è una radice che ha un significato originario che non è est,
ma che indica ciò che viene prima. E poi perché significa est? Perché è il punto da cui sorge il sole. Certo. E quindi chiaramente poi il significato è stato traslato, essendo l'ebraico una lingua polisemica, ciò che viene prima indica l'est perché il sole sorge prima a est. Ma qui ci viene detto che questo giardino è piantato in Eden da ciò che viene prima, il che mi farebbe pensare che questo giardino è piantato prendendo, noi oggi diremo il format, cioè prendendo il modello o prendendo le piante, ad esempio, prendendo i semi, da uno che viene prima, cioè da uno che sta da un'altra parte, uno intendo dire un giardino che sta da un'altra parte. E in effetti se, noi possiamo pensare che nella terra ci fossero più di uno di questi Gan. Ricordo che ad esempio lo stesso Omero nei suoi libri ci parla di un Gan che aveva le stesse caratteristiche di questo e che era quello dei Feaci. E un altro Gan poteva essere ad esempio nel centro Sudafrica, dove avrebbero iniziato a fabbricare l'uomo con i primi esperimenti genetici. Quindi ciò che c'è da chiedere al tuo insegnante è come mai c'è Be Eden Mi Kedem, cioè non c'è Be Kedem in Est, cioè, ma è Da Kedem, il che, ripeto, però limitati a chiedere questo, limitati a chiedere la differenza tra Bet e la Min, e la Mem, insomma, cioè, perché questa è una cosa che avete già visto. Sì. Il concetto di Kedem sarebbe già troppo sofisticato e quindi per il momento lo lascerai in sospeso come richiesta ai tuoi insegnanti, perché diciamo non ci siete ancora arrivati. Però invece noi che stiamo, come dicevo prima, facendo delle ipotesi di fronte alle contraddizioni, ma facendo delle ipotesi che siano coerenti con il testo, ci chiediamo il perché di questa differenza. Ed è una differenza non da poco, perché ci starebbe ad indicare che questo giardino arriva da un altro, cioè come se loro avessero sul pianeta Terra diversi centri di produzione dove lavoravano la terra, irrigavano nel modo in cui abbiamo detto prima, quindi preparavano la terra, tanto per riassumere, che era terra arida, ci mettevano qualcuno a coltivarla e per metterci qualcuno ci mettevano qualcuno che fosse in grado di capire ed eseguire degli ordini e mettere la gola anche, cioè il cosiddetto nefesh, il respiro, per farlo diventare come i cosiddetti chaim, termine usato nella Bibbia, i viventi che erano loro innanzitutto, vorrebbe anche dire, per esempio, dare la possibilità della parola. E tu che sei medico sai benissimo che la possibilità della parola non è soltanto una possibilità che risiede nel cervello, ma che risiede anche in una particolare struttura anatomica della gola, perché senza quella struttura anatomica non si può parlare, anche se il cervello magari sarebbe in grado di farlo. Elabora, ecco, ecco, cioè esattamente, esattamente. Si deve esprimere attraverso l'apparato fonetico finito, terminato. Esattamente, cioè. E quindi tutto questo ci dà l'idea di una serie di azioni coerenti che messe in successione ci fanno capire qual era l'obiettivo degli Elohim, obiettivo che hanno realizzato facendo un passo alla volta. Diventa sempre più interessante, io lo chiederò, so già che in parte i miei insegnanti mi diranno non fare voli pindarici, andiamo passo passo. Certo, certo, ma io difatti lo dichiaro, esatto. Lo dichiaro apertamente, quindi non li faccio fare a te, così mi assumo io la responsabilità totale personale, faccio io queste ipotesi per tentare di dare una spiegazione a livello ipotetico, lo ripeto, a delle affermazioni che secondo me erano chiare per chi le scriveva, erano chiare per chi le leggeva, ma non sono più chiare per noi. Perché? Perché nel dare queste spiegazioni e presupponendo quella chiarezza, gli autori non hanno ritenuto di dover spiegare tutto. Alcune parti le davano per scontate.
molto probabilmente erano concetti già noti. Esattamente, dire. Quindi qui si ricordava l'essenza, il succo della questione. Io qui direi che siamo arrivati quasi al termine della nostra chiacchierata. Sì. Terminerei con il Fluire, versetto 8, verso il 9, dove appunto si parla di questo giardino, e in questo giardino l'Elohim Yahweh fa crescere piante piacevoli alla vista e buone come cibo, ma qui c'è una congiunzione naturalmente, anche l'albero della vita, l'albero dei viventi, possiamo dire letteralmente, e l'albero della conoscenza del bene e del male. In questo caso il male, Ra, compare per la prima volta nel racconto, quindi abbiamo, sappiamo già, una rottura di pattern, perché abbiamo detto bene, molto bene. Abbiamo una bella rottura. Una bella rottura, perché questo male compare improvvisamente, questo concetto di male, Ra, viene tradotto così. Ma vorrei mica parlarne adesso? No, magari ne parliamo la prossima volta. Perché oggi abbiamo già messo molti concetti, quello dell'acqua, quello dell'irrigazione, quello della possibile irrigazione tenuta sotto controllo, una dam particolare che fosse in grado di ricevere ed eseguire ordini e coltivare quella terra che prima era arida, mentre tutto attorno c'erano piante, erbe, arbusti, eccetera. Quindi abbiamo già messo in campo un sacco di concetti. Io direi che per oggi è più che sufficiente. E quindi grazie Mauro, ringrazio tutti voi che avete seguito con tanto interesse anche il video precedente, quindi proseguiamo tutti insieme se volete. Ciao a tutti, grazie, e come al solito alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.